Con mister Riccardo Benante nella post partita di Mazzara Fungatore terminata 0-1 per la squadra ospite, mister, subito una domanda: cosa non ha funzionato invece? Avete visto la partita? Quindi secondo te cosa non ha funzionato? Dimmi tu quello che hai visto. Secondo me ha funzionato poco e nulla. E quindi, ma non è questione di poco e nulla, io ti dico una cosa: non si possono fare tutti questi errori tecnici di controllo, di passaggio, di postura quando vuoi fare un certo tipo di calcio. Purtroppo è così, la differenza la fai nelle piccole cose, la piccola cosa ti fa la differenza tra una giocata e un'altra, perché poi c'è stata gente che si è impegnata, si è ammazzata, c'è stata altra che magari poteva dare tanto di più. Però i problemi nostri sono sulla qualità, è una cosa che la società sa, è una cosa che ne abbiamo già parlato tante volte e purtroppo non è facile, tante volte ci hanno regalato la palla e noi subito dopo l'abbiamo riregalata e là capisci le situazioni come sono. Andiamo ad analizzare la partita in vari aspetti. Primo tempo che non passerà agli annali né da una parte né dall'altra, insomma, poco spettacolo, poco divertimento, poche azioni da gol, poco da raccontare nel primo tempo. Cosa non ha funzionato? Non è questione di funzionare, Luchi, io ti dico una cosa. Ti faccio le grosse squadre importanti. Se trovi squadre che ti aspettano in 11 con 11 dietro la linea della palla, non è facile. Quindi devi avere la personalità di venirtela a giocare dentro, di rischiare l'1-2, la qualità di fare l'1-2, di fare una giocata importante e la qualità di ogni singolo giocatore che ti va a risolvere la partita. Perché ne abbiamo viste tante di partite di squadroni forti che hanno difficoltà, poi la giocata del singolo te la risolve. E purtroppo noi facciamo un po' di fatica su quello. E poi, ripeto, non è semplice, Luchi. È una situazione non bellissima, non semplice, però il mio grido d'allarme era già stato dato, quindi lo so, che poi le responsabilità, come ben sai, non è che facciamo questo mestiere da un anno, avevo 12 anni quando sono andato via da casa, quindi il problema è questo, uno grida, chiede aiuto e poi non è facile, purtroppo non è facile. Nel secondo tempo comunque era sembrato anche più alla ricerca del gol, soprattutto erano state collezionate 3-4 occasioni nei primi 10 minuti, poi però la squadra piano piano... Ma ripeto, hai visto qualcosa di diverso? Perché qualcuno ha osato entrare dentro il campo, chiamarsi 1-2, rischiato un po' più la giocata, però poi alla fine la giocata determinante è quella che ti può far fare gol, la sbagli sempre. Purtroppo è così, sei arrivato là davanti 7-8 volte e non hai mai tirato in porta. Aspetta, 7-8 volte che eri 4 contro 2, non 7-8 volte che era difesa schierata. Quindi purtroppo la situazione è questa, e ripeto, la singola giocata ti fa la differenza, purtroppo il calcio è così. E niente, poi prendi gol su una palla di 70 metri, era fuori gioco, non era fuori gioco, ma su quel tipo di palla scoperta devi scappare. Il primo tempo era successa la stessa cosa e abbiamo rischiato. Non so che ti devo dire. Quanto pesa, un'ultima domanda, so già la tua risposta, ma quanto pesa girarsi in panchina e non poter pescare chissà che cosa dalla panchina? Allora, Luchi, non è questione di pesare. Io qua ho sempre detto una cosa, magari io non voglio dare fastidio quando parlo, ma tante volte sono molto limpido e molto pulito, appunto tante volte do fastidio per quello. Se mi dicono devi salvarti all'ultima giornata, fai quello che devi fare, io metto 11 ragazzini e li metto in campo. Non mi creo problema, so che ciò faccio fatica e quindi questo è, io realmente non è facile, soprattutto quando ci sono questo tipo di partite dove ti serve, perché come cerchiamo di giocare noi, cerchiamo tra parentesi di giocare, è molto dispendioso, ti abbassi, ti alzi e lo scatto, non lo scatto, andare a prendere, andarlo a lasciare, poi a un certo punto i 5 cambi ti servono per quello. Là puoi cambiare realmente. Nelle partite passate ho tentato, tra parentesi, tenendomi, quando giocavano titolari Sami e Ricciulli, tenendomi Aggio almeno e King per dare una specie di svolta negli ultimi 30 minuti e oggi non c'avevo nemmeno quello. Quindi in un modo o nell'altro non è facile. Non è facile, ripeto.
E quindi non so che dirti, che devo dire.